Ciao Milano, ciao a tutti, eccomi live per voi, già il secondo live che vi faccio dopo pochi giorni, sono molto contento di essere in diretta dalla mia Milano che ha un colore di cielo bellissimo in questo momento e pensate vi farò fare una bellissima passeggiata nel centro della nostra città perché io so con certezza che a molti manca, ci sono tante persone magari di una certa età in casa che hanno un po' paura ad uscire, allora gli faccio vedere io Milano un po' a tutti e quindi parto oggi proprio da Piazza San Babila. Guardate un po' che bella Piazza San Babila e poi arriverò a farvi vedere tante cose perché ci sono un po' di chicche da farvi vedere dato che è una bella giornata. Intanto io aspetto che qualcuno mi scriva i primi messaggi così mi rendo conto di essere live e così insomma cerco di iniziare un po' a rispondere anche alle vostre domande. Siamo già nel bel mezzo della seconda Coronavirus Week. Oh my God! Quindi siamo ancora in clima di coronavirus. Ciao Dina, ciao la mia amica Dina che mi sta già scrivendo. Allora, vi ricordo, sono in diretta da Piazza San Babila. Vedete, sono proprio qui in Piazza San Babila e vi farò vedere tantissime cose stasera. Come stai, Dina? Sei uscita in questi giorni? Cosa hai fatto di bello? Allora, oggi diciamo ci sono state tantissime nuove notizie, insomma sono successe tantissime cose. Ciao anche all'Antonella, ciao. Addirittura il nostro sindaco è andato a fare un'intervista live che vi ho anche condiviso oggi sulla mia pagina al Corriere. Ciao Claudio, si vede che si sente benissimo. Dai, grazie, sono molto contento. Ho il microfono nuovo, mi è arrivato non so da dove, dalla Cina sicuramente, con Amazon. Allora, poi ciao anche alla Sara che mi saluta da Cagliari. Salutami tanto la Sardegna, un abbraccio a tutti voi in Sardegna. Poi Enrico, ciao. Anche a te Enrico, la Silvia, grazie Silvia, troppo buona. E quindi oggi ragazzi vi farò vedere come si vive un po' a quest'ora il centro della nostra Milano. Vedete, questa è Piazza San Babila, vi faccio dare un'occhiata anche alla Piazza San Babila dato che sono qua perché poi vi devo fare vedere tantissime cose. Allora, qui ci sono tantissime notizie da dare. Allora, la Dina è un mito che dice: io ho una certa, ma esco lo stesso, grande Dina. Poi la Pinella dice: ciao dalla Sicilia, dai, salutami tanto la Sicilia. La Nicoletta dice che è un deserto Milano. Ma allora è un deserto, sì e no, dipende un po' dai luoghi. Prima in Piazza Loreto c'era pieno di traffico, c'era tutto il traffico intasato, quindi comunque qualcuno che va in giro probabilmente c'è. Allora, vi ricordate che c'è una fontana al centro di Piazza San Babila? Ve la ricordate questa fontanella qua? E poi qua abbiamo tutti questi lavori, cantiere della nuova metropolitana, che sinceramente non ne posso più di vedere Piazza San Babila ridotta in questo stato con questo cantiere. Sbrigatevi, vi prego, a finire questo cantiere. Allora, Nicoletta mi saluta dalla Puglia, ciao a tutta la Puglia, anche il mio amico Luca, ciao Luca, un mega abbraccio, ma dove sei? In Puglia, Luca? Poi, la Claudia, ciao Claudia, Valentina, c'è poca gente, direi di sì, la Giusy, ciao anche alla Giusy, e adesso vedo che si stanno collegando in tantissimi. Bene, adesso parto con il mio giro che vi volevo fare, perché Milano ovviamente, vedete, continua nella sua vita quotidiana, tutti i negozi sono aperti, tutte queste sono persone sicuramente che sono appena uscite dal lavoro. Anche alla Rosy, chi è che mi scrive? Ciao Valeria, poi la Rosy, ciao Rosy, Romina si sente? Sì, la gente comunque esce, dai, certo. Poi Enrico, ciao da Castellammare di Stabia, che bello che è Castellammare di Stabia. Bellissimo, poi la Daniela, ciao anche alla mia Dani, adesso Dani poi dirò una cosa anche per voi. Allora, la mia Dani fantastica, la Ludovica dice finalmente. Allora, cos'è che è solo un ricordo ormai, Emilia? Non lo so. Poi la Isabel, ciao, grazie mille. Anche il Matteo e la Madonna, basta ste transenne. Grande Matteo, complimenti Matteo a te e all'Alessia per tutte le foto che avete fatto in Iceland, che il nostro ministro degli esteri non potrebbe mai pronunciare in inglese perché non ne sa una di parole in inglese e quindi complimenti per le foto che avete fatto in Iceland. Poi vediamo la Liza. Oh my God, Liza from Alessandria. Oh my God, thank you so much for watching from there. Allora, poi l'Anna Maria. Ciao Anna Maria, grazie mille. Poi Armando dice ciao Milano, Maxi Lardi. Ciao da Abbiategrasso, grande Max. Ciao anche a te.
poi la Elsa, ciao Paul da Varese, poi l'Anna, ciao bentornato, grazie anche a te. Ah, c'è anche il mio amico Andrew Peace, oh my god, what a night, che notte stasera. Allora anche il mio amico Andrew Peace che arriva in diretta, grande Andrea, un abbraccio anche a te. Poi ti invio in diretta sul televisore, addirittura mi guardi, ah ok, con Google, forse con Google o con la Apple TV. Poi ciao Mohamed, poi Cristina, adoro l'articolo davanti ai nomi, grande Cri, lo faccio apposta perché mi piace tantissimo fare questa cosa dell'articolo davanti ai nomi, perché è milanesa milanesa come cosa. Poi l'Antonella, grazie Antonella anche per te, forza Milano, siete in tantissimi, siete già in 170 che mi seguite online, grazie di cuore. Poi allora Alessandra, ciao anche a te. Grazie Mauro, troppo buono. Poi Mohamed, dove siamo? Corso Vittorio, esatto. Poi Matteo dice grazie, abbiamo appena fatto il tempo a tornare. Se, Matteo, se no da Lombardi non vi avrebbero mai fatti rientrare, avete fatto proprio appena appena in tempo. Salutami l'Alessia. Poi vediamo Ortella Garrido, mi manca Milano, la città più bella del mondo. Poi Angelo, ciao forza Milano. Poi good evening from Nicola, thank you so much. Poi Alessandra, forza Milano. Valerio, ciao da Ro, saluto anche tutta Ro che mi segue tantissimo, saluto tutte le persone che mi seguono da questa importantissima città a fianco di Milano. Andrew Peace, grande. Poi Maurizio dice, allora ciao anche a te. Arianna, ciao dalla provincia di Piacenza. Oh, bene, allora voi siete in una zona un po' particolare, vi mandiamo un abbraccio ancora più speciale a voi dalla provincia di Piacenza. Poi Jacqueline, forza Milano. Poi la Cristina, bravo Gioia, viva Milano. Grande la Cristina che mi segue tanto. Ah, ma siete già in 240, roba allucinante, mi state facendo fare davvero una bella figura con la mia pagina in questi giorni, perché siete in tantissimi a seguire. Allora qua non si decidono a dire cosa c'è da fare. Allora, io dico che le vie di mezzo sono sempre le migliori, quindi cosa bisogna fare a Milano? Bisogna innanzitutto proteggersi, leggere bene tutte le indicazioni che ci hanno dato il Ministero della Salute, tutto ciò che si legge un po' in giro su internet, non fa mai male. Poi, una volta che si cerca di proteggersi, io sinceramente preferisco vivere la mia vita come tutti i giorni e non precludermi niente. È ovvio che non vado a baciare le vecchie, dato che io sono vecchio anch'io. Allora, che cos'è che mi avete scritto? Allora, vediamo la Paola, ciao. Poi Edo, scriverà una canzone per Milano, bravissimo. Ciao Annelise, ciao la mia amica Annelise, ciao carissima. Poi l'Anna, Enrico, sei un grande, ma no, troppo buono. Valentina dice, oggi è stata una bellissima giornata, sarei venuta a fare un giro in centro, ma i miei figli me l'hanno vietato. Non ho fatto male, Valentina, perché te l'hanno vietato? Sei diversamente giovane, anche te, anche se sei diversamente giovane, puoi prendere tantissime precauzioni e non metterti a rischio e puoi farti la tua passeggiata. Poi ciao la Paola, poi Annie, ci mancavi. Maria Antonietta dice, Milano, la Sardegna vi abbraccia, grazie mille. Poi Marcello dice, saluti da Miami a tutti. Alessa, saluta a tutti i suoi amici, salutami Miami o Miami, come dite in spagnolo. Poi Edo dice, sono un cantautore e farò un brano per la nostra Milano. Bene, Edo Pascucci, sei un mito. Poi avvisami quando prepari questo brano, magari sei in giro per Milano a cantare, così ti vengo a salutare live, che a me piace tantissimo salutare gli artisti in giro per le strade di Milano. Allora, la Cristina mi chiede se vado in giro con la mascherina. No, Cri, perché sinceramente, allora, io non ho niente, quindi non posso infettare nessuno. È ovvio che serve anche in teoria per proteggersi fino a un certo punto, quindi diciamo così, preferisco non metterla, cerco di non andare in situazioni di troppa folla, la metropolitana non è assolutamente affollata in questi orari in cui la prendo io, e niente, cerco di avere tantissime precauzioni, però non fa male metterla, si è capito. Poi la Simona dice grazie, poi la ciao Milano, Fabrizio, ciao anche a te. Poi anche la Cinzia mi dice ciao. Allora raga, sono quasi vicino a una delle cose che ci tenevo tantissimo a farvi vedere durante questa diretta di oggi, che è la fioritura della magnolia in Duomo, perché
è un appuntamento imprescindibile di ogni anno a Milano, è uno splendore, quella Magnolia succede solo per pochi giorni e so che in tanti di voi non possono venire di persona a vederla, quindi ci penso io a farvela vedere. Mamma, quanti ne sa? Vediamo. Allora, ciao Alanna Tarchini. Ma sì, vuota, ma non... Dai, si sta un po' riempendo. Ti dico che era peggio nei giorni scorsi. Quindi, pian pianino le persone stanno capendo che con tutte le precauzioni del caso si può uscire, fare le nostre cose e non si può smettere di vivere. Poi, Cristina dice, saluti da Riccione. Sono in corso Vittorio Emanuele, cara Cristina. Poi, la Beba, ciao Beba, un bacione. Poi, Mirella Pezzini, ciao, buona serata anche a te Mirella. Poi, la Dina dice, la mascherina è inutile. Allora, concordo assolutamente anche la Cristina. Poi, ciao Maurizio. Poi, amo la mia Milano, dice, mi fa molto piacere che tu la ami. Poi, la Emma Pisani, vedere i negozi vuoti è troppo triste, demoralizzante, verissimo. Poi... Enrico dice viva la vita, Cinzia dice Milano forza, Valentina le persone malate vanno in giro con la mascherina, esatto, anch'io Valentina la penso così. Poi Annelise, ma dai non l'ho vista oggi ed ero in Piazza Duomo per lavoro, allora Annelise te la faccio vedere io. Poi Cinzia, Milano sempre bella, Monica ciao dalla Spagna, hola Barcelona, che tal Barcelona, todo bien, me falta muchísimo Barcelona, spero poder llegar muy pronto en vuestra ciudad. That. Ma senti come parlo le lingue, potrei fare io il ministro degli esteri, non quello lì che non sa parlare manco quasi in italiano, si fa fare delle figure di M un po' ovunque. Allora, Phil, hi Phil, I'm back again and I'm showing you the magnolia right now because the magnolia has very very beautiful flowers and I'm showing you that right now. Poi, allora, vediamo Maurizio, ciao alla Cinzia, Milano è sempre un grande... Milan, Maurizio, Milano è forte e si rialzerà, ma certo, ma chi è che ci piega a Milano? Non ci piega nessuno. Volete vedere anche l'Apple Store? Dai, vi faccio vedere anche l'Apple Store, dato che sono di strada. Ormai oggi vi faccio vedere un po' tutto, perché volevo farvi vedere il City Center. Poi, vediamo altri commenti. Allora... Hablas muy bien español, muchísimas gracias a ti. Poi Edo Pascucci, a settembre uscirà il mio primo album, cercherò di mettere dentro una canzone per la nostra Milano. Bravo Edo. Poi Enrico, forza e coraggio, speriamo che tutto passi presto. Poi Enza, ciao Paolo, ora faremo i saluti da Altamura, ce la faremo i saluti da Altamura, benissimo. Allora salutami tutta Altamura e tutte le città attorno ad Altamura. Oh, ma com'è vuota Piazza del Liberty, why? Come mai così vuota Piazza del Liberty? Mi fa un po' effetto, no, no, no. Dovete venire di più in più persone qui perché è bellissima la nostra piazza dopo appunto questa riqualificazione dell'Apple Store. Allora, la Dina dice che sono in anticipo le fioriture, è verissimo Dina, sono molto in anticipo. Poi Cinzia, I love Milano, grazie mille. I love Milano too. Allora, we're all in love of that city. Siamo tutti innamorati di questa città, ovviamente. Allora, pian pianino, madonna, come se, vedete, c'ho sto fiatone, perché? Perché non posso più andare neanche in palestra. Hanno chiuso anche le palestre con questa cosa del coronavirus. Infatti volevo fare questo messaggio da parte anche di Daniela, che è un'operatrice del settore, che è una mia carissima amica, lavora nella palestra dove vado io e mi spiace che ci sia anche questa situazione di tutte le palestre chiuse, tutti gli sportivi stanno soffrendo tantissimo. E qua io non corro da un po' e mi viene il fiatone anche a fare tre passi, non va bene. Bisogna tenersi sempre, sempre in allenamento. Poi Barbara passerà, Milano tornerà a vivere. Beh sì, lo so. Poi Teresa mi dice, Paul, teniamo duro. Certo, we hold on, we never give up. Poi Ludovica dice, non sei più allenato, esatto. La Rita dice, ciao Paul, grazie per le tue dirette, forza Milano. Grazie Rita, carinissima. Poi Maurizio dice, ti ringrazio per le tue dirette, Milano si rialza in fretta, non si può ingabbiare un milanese. Hai detto proprio, Mauri, posso chiamarti Mauri? Hai detto proprio quello che volevo sentire dire. Ma te pare che noi
ci chiudono in gabbia, ma te pare, ma te pare. Poi dico, cioè io non potrei mai stare troppi giorni chiuso in casa, proprio non ce la farei, proprio, ma neanche lontanamente. Guarda quanti corrono adesso in Duomo, perché appunto essendoci le palestre chiuse, ripiegano un po' a fare un po' di footing or whatever, jogging, whatever they wanna do here around the Duomo. Allora, vediamo. Ancora tantissimi messaggi. Aiuto, li ho persi tutti. La Daniela, grande Daniela. Poi Maria, ciao Paul, ciao a tutti da Atene, Grecia, ciao, salutami tanto la Grecia e Atene. Intanto sono arrivato dietro al Duomo, vedete, e davanti alla Rinascente qui davanti a me. Poi Enza dice, coraggio, usciamo, l'aria fresca ci fa bene. Brava Enza, sei una grande, forza Milano. Poi la Rina dice, forza Milano. Pinella, ciao Paul, forza Milano. Maurizio, yes. Fabrizio, Paul, non hai letto il mio commento, scusa Fabrizio, ma tanti non li vedo, non perché non voglio leggerli, perché non me li fa vedere, se vuoi riscriverlo. Poi organizziamo per girare la città allenandoci, dice Daniela. Poi Donatella, ciao Paul, baci la mia Doni, ciao Doni. Ci siamo un po' infervorati oggi, la Doni su delle cose che non posso dire, però vi dico solo che vorrei che ci fosse a Milano un sindaco come Doni Tombolato, ecco. Doni for president. Poi allora la Carla Pietrasanta dice, ciao Paul, grazie per la diretta, viviamo lo stesso, ma la prudenza in casi come questo ci vuole, bacioni, tanto ci rialziamo sempre, Milan è un gran Milan, verissimo. Ciao Pierlu, ciao Pierlu. Poi la Doni dice, calma e sangue freddo. Poi abbiamo anche un Simpson, Marge Simpson, oh my god. Poi dice Marge Simpson, un saluto dall'S lunga di Ripamonti, passerà questo strano periodo, un bacione a tutti e a Monica. Ciao allora anche a Marge Simpson dell'S lunga di Ripamonti, pensa te. Allora Eleonora, forza Milano. Carrera Franco, domenica mi sparo un giro su Navigli, Milano ti amo. Ludovica, Doni, voto anch'io te. Vedi che votiamo tutti la Doni. Doni, ti tocca. Tu dici sempre che hai troppi impegni, tante cose familiari. Mi spiace per te, Doni, ma prima o poi ti dovrai candidare a sindaco. Io ti faccio una campagna elettorale allucinante. Grande Doni. Allora, poi la Rina dice, usciamo, bravo. Vedete, io comunque esco e ho in mano questa cosa qua, vedete che cos'è? Questo è un gel mani igienizzante, vedete, è una cosa molto semplice da usare, io ogni tanto mi do questo gel e mi sento più sicuro, non faccio niente di che, cioè è una cavolata usare questo gel, e quindi quando non posso lavarmi le mani in un luogo uso questo prodotto. Ecco, ce ne sono tantissimi in commercio, oggi ne ho uno nuovo che me l'ha dato mia mamma, quando è andata in farmacia gliene hanno dati un po' e quindi me l'ha dato prima di uscire per fare la diretta, grazie mamma. Allora, sono quasi arrivato alla mia Magnolia di cui vi parlavo. Allora, Maria Rosaria dice, ciao Paul, ti seguo sempre, magari avessimo te a Milano come sito. No, no, io no, metto davanti la Doni. Io preferisco divertirmi, fare un po' lo scemo, fare le mie cose, fare le mie foto, il sindaco non ho voglia. Poi Veronica, bellissima Milano, bacioni. Samantha dice, la città più bella del mondo, un abbraccio anche se non si può, auguri dalla Svizzera. Ciao, salutami tutta la Svizzera. Poi Maurizio Paul, no no Mauri, no no no. Poi Annelise, bravo Paul, è la precauzione giusta. Vedete, l'Annelise che è un medico sa bene queste cose. Intanto io sono arrivato di fronte alla nostra Magnolia, che sono di quello di un pink color. Quindi guardate che figata, nonostante ci sia il coronavirus in giro, la natura fa il suo corso e si può ammirare questa bellezza unica della Magnolia del Duomo fiorita, e dura pochissimi pochissimi giorni, quindi io vi consiglio assolutamente di venirla a vedere di persona. Allora, poi Daniela sta zitta. Poi la Paola dice, no anche la, poi la Paola, anch'io uso il gel igienizzante, brava la tua mamma. Ciao la Cri, ciao Cri. E con la Cri io vorrei salutare tutte le guide con abilitate di Milano, quindi le guide ufficiali di Milano che stanno subendo tantissimi disagi da questo coronavirus week, come l'ho chiamata io, perché purtroppo tante visite guidate sono state cancellate, hanno avuto meno turisti,
visti, insomma, vi sono molto vicino, ragazze, voi siete delle grandi, ce la farete e presto riprenderemo tutte le nostre cose normali e voi potrete fare come fate sempre il vostro lavoro in modo egregio. Quindi vi abbraccio tutte. Poi Eleonora dice, Paul, scuole chiuse fino al 15 marzo confermato, esatto, esatto. Poi Enza dice, positivi sempre, tiriamo su i nostri politici depressi, non c'è bisogno di piangerci addosso, Altamura via vicino, grande. Poi Nicola Nic, un saluto da Locarno, ciao, salutami Locarno. Poi l'Annelise dice che è bellissima la Magnolia e che ho ragione. Poi spettacolo la Magnolia, stupenda, grazie, bellissima, meravigliosa la Magnolia, da vedere. Daniela dice, un incanto la Magnolia. Poi Federico, ciao Paul, saluti ai milanesi in movimento, ciao anche a te. La Stella, ciao la mia amica Stella, una mitica donna che adoro di Milano, la mia Stella originaria della Puglia che vive a Milano da tantissimi anni. Mi manchi molto Stella, spero di vederti presto e un abbraccio a tutta la tua famiglia. Poi l'Andrea dice, saluti da Riccione, forza Milano, grazie Andrea, io adoro Riccione, non vedo l'ora di venire, è da un po' che non vengo, ci ho passato la mia infanzia, l'estate con mia mamma. Poi Ronald dice, ciao Paul, un saluto dalla Bolivia, salutami la Bolivia. Poi la Cristina dice, grazie Paul, non lavoriamo per niente, ma ce la faremo, grazie per il pensiero, grazie a te Cri. Poi la Silvana, ciao Paul, ce la faremo. Bene, vi ho fatto vedere la Magnolia, poi adesso ovviamente io voglio arrivare in Piazza Duomo per voi, perché è troppo simbolico arrivare in questo luogo importantissimo di Milano. La Stella dice di vederci presto, ok? Sicuramente Stella. E quindi stiamo davvero ricevendo tutte queste notizie che ancora terranno chiuse le scuole per un'ulteriore settimana, quindi non è mai sufficiente, non è mai abbastanza la precauzione per i ragazzi giovani, quindi ci sta che ci siano dei provvedimenti di questo tipo per le scuole, bisogna mettere assolutamente in sicurezza tutti i nostri ragazzi, però come vi dicevo abbiamo tantissime regole da seguire, abbiamo tantissimi modi per proteggerci quando andiamo in giro e quindi non vi dico di non rinunciare comunque a farvi una vostra passeggiata una volta al giorno, andare in un negozio se avete bisogno di comprarvi una cosa o di andare a bervi un buon cappuccino o un buon caffè in un bar, perché comunque bisogna veramente entrare in contatto con qualcuno che ha il virus e deve, come si può dire, dare, ecco, appunto, deve perdere queste goccioline, queste cose che ci devono arrivare addosso in un certo modo per essere infettati. Se noi abbiamo una certa diligenza nel fare le cose e ci proteggiamo, insomma, dovremmo essere al riparo. Vediamo un po'. Chi c'è? Ludovica, fai una delle tue foto alla Magnolia notturna, ok? Poi la faccio. Poi Elide, ciao Elide anche a te. Poi mi sembra che mi stiano salutando altri, però adesso vedo un po' che i messaggi non mi arrivano come prima, perché quando arrivo in Piazza Duomo c'è sempre un po' di ritardo sui messaggi. Intanto questo è il nostro bellissimo Palazzo Reale, vedete qui a fianco del nostro Duomo. Davanti a me c'è il Museo del Novecento, che è uno dei musei che io amo di più di Milano. Imprescindibile, e vedete che bello che è anche la parte superiore dove c'è una vetrata panoramica che dà su Piazza Duomo, bellissima. Poi da qui si vedono benissimo anche le torri di City Life, adesso ve le faccio vedere. Allora vedete come spunta il dritto, quella è la torre Allianz, si vede anche la torre Generali a fianco, questo è l'unico punto in cui si riescono a scorgere appunto tutte queste bellissimi grattacieli di City Life. Allora, quando ti vediamo su Mediaset, GF concorrente, guarda, GF mai nella vita, caro Fabrizio, guarda, non andrei in un posto del genere neanche se fossi disperato, quindi lì non mi vedrei mai. Se invece qualcuno mi vuole invitare per dare qualche opinione su Milano, non mi hanno mai invitato a Mediaset, ci andrei volentieri per dare delle mie opinioni su Milano o parlare della nostra città. Poi Antonietta mi dice, ciao da Monza e Brianza, che bello, è la zona dove lavoro io tutti i giorni, io lavoro fuori Milano in quella zona, quindi pensate, io faccio il contrario, la mattina esco da Milano e la sera rientro a Milano, quindi faccio il contrario di quello che fanno gli altri che vengono tutti a lavorare a Milano, faccio sempre tutto all'opposto io nella mia vita, è un destino, è un destino. Poi Antonietta, ok?
Poi, grazie, ecco che mi tieni anche tu, mi dai ragione, ma quella veramente è una cosa terribile, non potrei mai pensare di avere le... Già vedete che io durante le dirette non mi inquadro mai, figurati se vado in un posto dove ho le telecamere addosso tutto il giorno, mi sparerei. E poi con quella gente lì pazza, proprio non ce la potrei mai fare. Allora, vediamo, ciao Donatella, Catena, ciao anche a te. Intanto vedete che sono arrivato proprio in corrispondenza dell'entrata del nostro bellissimo Duomo. Guardate che meraviglia, visto anche da qua, e qua si vede benissimo anche la Madonnina. Allora, vediamo. Ciao Enrico, ciao. Ettore dice, una Milano così mai vista, speriamo finisca tutto questo. Me lo auguro anch'io, caro Ettore, perché tutte le persone che lavorano in tutti questi luoghi del centro della nostra città, che sono bar, ristoranti, negozi, qualunque tipo di attività commerciale c'è qua in centro, non si merita questa situazione, assolutamente non se la merita nessuno. Quindi noi non vediamo l'ora che tutto torni come prima, ma dobbiamo avere un po' di pazienza e seguire le regole comunque che ci vengono impartite, soprattutto dagli organi della sanità, perché diciamo che tutto ciò che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, piuttosto che i medici, dobbiamo stare a quanto dicono loro, perché loro sono i veri eroi in questo momento, che stanno davvero facendo fronte a una situazione incredibile, ad una situazione così eccezionale, e devo dire che sono dei grandi medici, infermieri, tutti insomma. Quindi a loro va il nostro ringraziamento più grande. Allora, vediamo. Ciao Tasos, ciao. Poi la Nancy, ciao anche a Nancy. Poi la Rosa Merone dice, buona serata da Napoli. Anche mio fratello e mia cognata e nipoti vivono a Milano, Ro e Baggio. Ha ragione, la vita è bellissima, si allegra. Bellissimo il Duomo, bene. Ciao Rosa anche a te, a tutti i tuoi parenti. Poi Stella dice, grazie Paul per queste dirette, ti siamo grati per tenere vivo Milano in questi giorni. Ecco, quello che cerco di fare, Stella, nel mio piccolo, di fare vedere che, insomma, nonostante la situazione sia molto molto difficile, che ci siano tantissimi cambiamenti di vita, però insomma, con le dovute precauzioni, stando attenti, io faccio comunque tutto quello che ho sempre fatto, vengo qui in Duomo, faccio le mie dirette, vi faccio vedere come si vive a Milano, e non potrei non farlo. Poi Rosanna dice, ciao, è bellissimo vedere la Madonnina in diretta, dai, sono contento Rosanna, un bacione anche a te. Poi Teresa, anche per l'economia è un disastro, andiamo ogni giorno sempre più giù. Verissimo Teresa, verissimo. Poi Luisa dice, Milano mi manca, lo so, manca tantissimo Milano, guardate che bello che è il Duomo, è una meraviglia. Oggi abbiamo una giornata bellissima, guardate, c'è anche la luna, vedete, si scorge un po' la luna in mezzo alle nuvole. Questa è la nostra, come vi dicevo, il nostro museo del Novecento, dell'Arengario. Poi quella è la Torre Martini, guardate che bella la Torre Martini con la nostra bellissima terrazza Martini, che mi manca tantissimo, da un po' che non vado. Poi vediamo un po' cosa mi scrivete. Enrico, poi ti ringrazio per le tue dirette che ci dai, ci fai sentire Milano nel cuore, dai, mi fa piacere Enrico, grazie anche a te. Poi Pinella dice, spettacolo, anche a lei piace tantissimo. Vedete, ecco, quindi questa è la situazione di Piazza Duomo. Ecco, non è proprio una serata come tutte le altre, ovviamente ci sono meno persone in giro, però mi fa piacere vedere che c'è del movimento, in tanti hanno anche delle borse di negozi in mano, quindi comunque un minimo ancora comprano, me lo auguro. E quindi niente, ecco, questa situazione sicuramente non l'abbiamo mai vissuta, è una novità per tutti e ci auguriamo tutti che possa finire al più presto, però dobbiamo attenerci ovviamente alle regole che ci vengono date. Perché se fanno determinate scelte, magari sanno anche delle cose in più di noi e per il nostro bene ci dicono di comportarci in un certo modo. Però come vedete io sto comunque facendo la mia vita, vengo in Duomo, faccio i miei live e faccio quello che devo fare e che mi piace fare. Poi, allora, ciao Maddalena Di Fabio, ciao. Poi Roberto, rivoglio la mia Milano, rivoglio la mia libertà, rivoglio la mia vita, grande Roberto. Poi Luisa, che meraviglia. Poi Giuseppina, Milano mi manca molto. Margherita, non ci posso credere. Giuseppina, che meraviglia. Rosa, Paul, sei bravissimo, le tue dirette sono spettacolari, buona serata. Ma dai, troppo buona, grazie mille. Adesso io mi allontano ancora un po' perché voglio riuscire a farvi una bella inquadratura
completa del Duomo, della Galleria Vittorio Emanuele, di un po' di tutto. Allora, qua ci sono le palme, pensate che vi ho postato anche sulla mia pagina queste foto delle felci, che hanno messo queste felci sotto le palme, hanno cambiato la vegetazione che c'è alla base delle aiuole, proprio perché Starbucks, che ha l'appalto per curare queste aiuole, quest'anno ha fatto questa scelta. Se c'è un po' di luce vi faccio vedere anche le felci che hanno messo qua tra i banani, le vedete? Eccole qua, queste sono tutte le felci che hanno messo qui nelle aiuole del Duomo. Allora, Aurelia dice ciao Milano, forza, sì. Poi Gaiani, voglio bene a Milano, grazie, troppo buono anche te. Vedete, qui hanno tolto tantissima vegetazione, hanno lasciato solo un po' di sassi decorativi, e poi invece di qua hanno messo appunto tutte queste aiuole, come vi ho detto prima. Adesso ve le faccio vedere se c'è un po' di luce ancora, vediamo se riesco a farvi vedere queste felci, non si vedono tanto bene. Allora, vediamo cosa mi dite ancora. Sapessi quanto scaldi il cuore con i tuoi live, perché in caso obbligato per qualche motivo. Grazie Teresa, questo mi fa tantissimo piacere, grazie a te. Poi Davide, ma si sente della musica in Duomo? Sì, guarda, c'è un artista di strada che sta suonando la chitarra elettrica proprio qui a lato, quindi questa musica che sentite di sottofondo è appunto suonata da questo bravissimo artista che suona la chitarra. Poi vediamo, mi sembra di averli letti tutti. Ciao Bernard, ciao anche a te carissimo. Vedete, c'è un po' poca gente, però ci sono tanti come me che comunque non rinunciano al giretto in Duomo alla sera e che vengono comunque, quindi questo mi fa molto piacere. Vorrei sdoganare un po' questa cosa che dobbiamo sempre trovare la via di mezzo nelle cose, quindi non rinunciare completamente alla nostra vita, ma vivere in un modo diverso, proteggendoci con tutti gli strumenti che ci hanno insegnato ad usare per proteggerci. Quindi c'è un modo per poter vivere comunque la nostra vita, cercando appunto di non incorrere in troppi problemi dovuti appunto a questo cavolo di virus, al quale sinceramente vogliamo togliercelo dalle scatole al più presto. Ecco, allora. Mi sono arrivati adesso tantissimi messaggi. Bernard, manca tantissimo Milano. Poi Aria di Milano dice ciao bella Milano. Cristina, ciao, ti amo tantissimo Milano. Poi Teresa, ciao Polo, un saluto dal Brasile. Aspetto che finisca questo virus perché ho il biglietto per andare in Italia questo mese. Sono preoccupata per i miei genitori. Però anche in Brasile è arrivato il coronavirus. Sicuro che qui si è peggio. Mi spiace Teresa che sei obbligata per il momento ad aspettare di venire da noi. Spero che tu possa venire al più presto e mando un abbraccio ai tuoi genitori che sono in Italia. Poi ciao a Diana, poi Patti de Lima, hola a todo Ecuador, hola a todos. Poi cara la mia Milano, dice Teresa, Ecca ama Milano. Poi Luisa Pierini, con questa musica c'è un'atmosfera particolare, è vero. Poi Gaiani, spero di riprendere subito, certo. Ciao Patti de Lima, ciao carissima. Allora, adesso io mi sposto per farvi vedere ancora meglio il nostro Duomo e Piazza Duomo, così vi faccio vedere un po' anche la zona Castello. Come vedete abbiamo l'esercito che presidia sempre tutti i luoghi pubblici di Milano, e quindi ringraziamo tutto l'esercito che ci consente di vivere serenamente anche in questa situazione. E quindi diciamo, questa è un'area sempre protetta della nostra città. Come vedete abbiamo tutte le i dissuasori anche per evitare tutti i problemi che possono arrivare da altre brutte cose. Purtroppo dobbiamo sempre tenere presente sia coronavirus che tantissime altre cose che possono essere pericolose per la nostra città. Allora, poi Rosy dice ciao Paul, grazie per questa bellissima diretta, la nostra Milano fa sempre sognare, grazie per l'incoraggiamento e la positività che ci comunichi. Ma ci mancherebbe, grazie a voi che seguite sempre le dirette. Quindi cercherei di farvi capire che questa situazione sicuramente è una situazione straordinaria, perché raramente si vede Piazza Duomo, ecco, con così poca gente, però si sta riprendendo un minimo la città. Insomma, vedo che tante persone stanno reagendo e come me vengono in giro, fanno le loro passeggiate, fanno le loro cose, semplicemente proteggendosi. Vi ricordo che basta usare come queste cose qua, come il gel delle mani, potete usare quello che vi pare per proteggervi, potete usare le mascherine, potete usare quello che
vi pare, ma non dobbiamo rinunciare. Poi Walter, forza Milano, torniamo alla normalità. Alice, forza Milano. Marcello, ciao Marcello, dice, appena tornato a casa dalla nostra splendida città, forza Milano, bravo anche a te. Poi Patrizia, anche lei dice dai Milano, quindi tutti cercano di dare dei messaggi positivi per la nostra città. Adesso cerco di oltrepassare il recinto che c'è qui in Duomo per farvi vedere appunto anche un ultimo punto della nostra città che ci teniamo particolarmente a farvi vedere. Vediamo se riesco ad arrivare dove volevo arrivare. Eccolo qua, vediamo, quindi questa è l'intersezione di via Torino e poi da qui si arriva al Castello Sforzesco. Ah dai, allora io ringrazio tantissimo il mio carissimo amico Giulio, ciao Giulio, e a tutti i follower del Le Tourbillon de Milan, che lo dico in francese, Le Tourbillon de Milan, che è un'altra pagina tanto tanto amica, che il mio carissimo amico Giulio posta tante mie foto su questa sua pagina, dove ci spiega tanta storia di Milano, ci fa vedere anche tante cose di Milano del passato e che amo particolarmente. Ciao Giulio, un mega abbraccio anche a te. Poi Lorenzo dice sempre bello il Duomo. Poi la Eca dice sta riprendendo, sì, ma le scuole chiudono fino al 15, esatto. Poi Gaiani, grazie mille per questa diretta, grazie a te. Poi Andri, saluti da Rimini, alla bella Milano, una città bellissima, grazie Andri. Poi Lanto dice complimenti a te, a tutti i milanesi e alla vostra meravigliosa città, forza. Poi la Teresa, anche Simone, ciao Teresa, ciao anche a te. Allora io adesso, vedete, percorro questa strada, non ho mai visto così tanti taxi disponibili in piazza Duomo. Questa è un'altra cosa positiva per tutti quelli che hanno quel 2-3 euro in più, anche 20 o 30, che un po' costa, però diciamo per chi vuole anche venire in Duomo e poi vuol tornare a casa in taxi, non ha il problema di trovare il taxi in questo periodo a Milano, ecco. Allora, poi vediamo un po', Fabrizio che dice, ti vai a mangiare una pizza al Pizza adesso, boh, non so cos'è quel posto, non lo so, Fabrizio non lo so cos'è quel posto. Poi Bambi dice, ciao, saluti da Marbella, hola toda da Marbella, che è una ciudad che quiere muchísimo mia amiga Donny, perché ha vivido cerca de Marbella, creo que tenga una casa también ahora en Marbella, non lo sé, però Donny le gusta muchísimo, quindi anche alla Marbella diamo un salutone. Poi Paola Tata, saluti dalla Liguria, salutami tutta la Liguria. Poi Carlo Bianchi dice, la Gran Milan de Panetun de Madunin, questa non è la mia Milano. Perché non è la tua Milano? Perché sto inquadrando le palme e i banani, forse, non lo so Carlo. Poi Billedo dice, forza Milano, grazie anche a te che ci dai forza Milano. Vediamo da quanto sono live, mi sa che sono live da 3 ore ormai. Sembra di essere live da 3 ore, vediamo da quanto, da 37 minuti, mamma mia, ho fatto uno dei miei liveoni lunghissimi. Poi ho anche un messaggio in arabo che non riesco a leggere, per ora mi manca la lingua araba. Sono molto contento di essere live anche sulle Tourbillon de Milan del mio amico Giulio, perché è una pagina che stimo tantissimo ed è una pagina dalla quale possiamo apprendere tantissime cose sulla nostra città. Poi Giulio è un milanese vero, una memoria storica della città incredibile, lui riesce a cogliere sempre tante chicche. A volte io posto delle foto che faccio perché mi piace, non so, quel paesaggio, e lui mi sa dire ogni particolare perché conosce tutto e io magari non lo colgo neanche, lo fotografo senza neanche saperlo. Allora vediamo se ci sono altri messaggi, mi sembra di no. Insomma ragazzi, qual è il messaggio che vorrei dare? Il messaggio che vorrei dare è sempre la via di mezzo, quindi dobbiamo cercare di continuare ovviamente la nostra vita, di darci ovviamente delle regole, non possiamo fare esattamente tutto come prima, dobbiamo seguire tantissime indicazioni, dobbiamo proteggere le persone più anziane, quindi diversamente giovani, come ho detto io, per esempio, non lo so, dovete aiutare i vostri genitori per la spesa, per tante cose, li fate uscire un po' meno, però anche loro hanno il diritto di prendersi la loro boccata d'aria, se si proteggono loro 2 passi sotto casa li possono fare. Poi allora, ciao anche Arben, dice, vedere Milano così fa una certa impressione, un pochino. Poi Teresa, su via Dante sono chiusi e aperti i negozi? Sono tutti aperti, Teresa, tutta via Dante è aperta, vi farò un'altra diretta anche dal castello e via Dante nei prossimi giorni, così lo vedrete. Quindi vi aspettano tutti i nostri
commercianti, tutti i ragazzi che lavorano come commessi e commesse nei nostri negozi, vi aspettano, sono lì a lavorare tutto il giorno, quindi proteggetevi, mettetevi tutto ciò che serve per non incorrere in nessun problema, ma fate il vostro shopping, le vostre uscite, datevi delle regole, ma fatelo. Poi Cola dice grande Milano, poi Patti De Lima, saluti Paul da Ecuador, poi ci terrei ancora a dire che mi dispiace ovviamente per tutti i miei amici che lavorano in tanti settori, come i miei amici che lavorano nelle palestre che sono tutte chiuse, i miei amici che lavorano per gli eventi, non possono fare eventi in questo periodo, i miei amici che lavorano nelle serate, i miei amici che lavorano come guide turistiche, insomma ci sono tantissimi settori che stanno purtroppo avendo tanti tanti problemi in questo momento. Quindi sono vicino a tutti loro e io nel mio piccolo cerco di fare vedere che si può vivere comunque la nostra città, basta proteggersi, basta avere un po' di accortezza in ciò che si fa e usare delle precauzioni. Allora, Bambi dice bella Milano, orgogliosa di star casato con un milanese. Bene, poi Teresa dice io abito in Sarpi e qui è tutto chiuso. Esatto, in Paolo Sarpi, è una decisione della, diciamo, del consolato cinese di Milano, hanno preferito chiudere le attività per senso di rispetto nei confronti della popolazione cinese e della popolazione milanese, e io sono molto vicino anche a tutti i miei amici che lavorano nei negozi di Paolo Sarpi, in particolare saluto la mia amica Lina che è, insomma è un po' triste in questi giorni e spero che possa presto tornare a lavorare nel suo negozio. Poi ti dice bellissimo con la mia lingua, poi che vediamo, Carrera dice grazie per questa diretta Paul, in questo momento coglie un nodo alla gola, lo so Franco, lo so benissimo, dillo a me che sto cercando di fare insomma di farla così, ecco, impassibile. Poi Pasquale dice la mia Milano, lo so, quindi ragazzi ecco ci tenevo a dare tutti questi messaggi positivi nei confronti anche di tante persone che stanno anche avendo ovviamente dei problemi lavorativi non indifferenti in questo momento, quindi sono vicino assolutamente a tutti loro. Però vi ripeto, cerchiamo comunque di fare le nostre uscite, di fare anche le nostre commissioni, di non rinunciare ai nostri momenti di vita che amiamo tanto della nostra città, è ovvio, dovete proteggervi, lavarvi spesso le mani, ovviamente usare questo liquido che vi ho fatto vedere che uso anch'io, se volete usare la mascherina per proteggere se avete un leggero raffreddore. Poi dai miei amici dalla Cina ho avuto tante indicazioni che non hanno dato in Italia, che possono essere anche delle fake news, però loro mi dicono per esempio quando si va in giro e si torna a casa poi di bere subito qualcosa di caldo, perché sembra che questo virus a 26-27 gradi possa morire immediatamente. Quindi io non lo so se questa è una cosa scientificamente provata o meno, però che ve frega, voi vi fate un bel tè caldo o una cioccolata calda, quello che vi pare, cercate di bere delle bevande calde, di certo non farà male, anche perché ancora non c'è l'estate da queste parti, quindi spero che anche questo possa essere un consiglio interessante da seguire, dato che me l'hanno detto davvero in tantissimi. Poi Fabrizio dice sono un grande esempio per... la Milano dice che è un grande esempio per l'Italia, sicuramente Milano è una città simbolo dell'Italia. Poi Ludovica dice interessante, grazie Ludovica, ecco vedi questa è una cosa che sembra magari una cavolata mostruosa, però non lo so, dato che tanti miei amici del Paolo Sarpi parlano con i loro parenti in Cina e gli hanno detto di fare questa cosa, boh, perché non farla, magari non serve a niente però non fa neanche male farla. Poi dice perché il padrino è un sottofondo, madonna raga io non so più come fare perché non dipende da me, è un artista di strada che sta suonando la chitarra qui in Piazza Duomo e ovviamente si sente molto forte la sua musica e spero che questa poi non mi comprometta poi anche il mio post su YouTube, perché io cerco sempre di non fare sentire musica protetta da diritti d'autore, perché poi su YouTube io metto sempre in differita tutte le mie dirette perché ho tanta gente che mi segue anche su YouTube e ne approfitto per salutare tutti quelli che mi seguono costantemente sul mio canale YouTube Nati per Vivere a Milano, che ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni nel suo anno, primo anno di vita, quindi sono davvero contentissimo di essere arrivato anche a questo numero su YouTube. Poi grazie a te Gabriella, poi Lucio dice magari ho mia bella Madunina, infatti dovrebbe suonare o mia bella Madunina, sarebbe meglio. Poi la Claudia dice che ama Milano, beh ragazzi quindi
ormai sono live da tantissimo tempo, spero che sia passato il messaggio che volevo trasmettervi. Quindi sono contento che mi abbiate seguito in tantissimi sulla mia Nati per vivere a Milano e anche sulla pagina del mio carissimo amico Giulio di Le Tourbillon de Milan, che è stato tanto carino di condividermi. Allora, Francesco mi dice, allora, bere cose calde è scientificamente corretto, se è vero che anche il Covid-19, come altri coronavirus, muoiono a temperature elevate. In ogni caso, rinunciare ad assembramenti e riunioni sociali inutili è un dovere. Bravissimo Francesco, grazie di aver scritto questa cosa. Quindi, di certo non fa male bersi un tè caldo, o un cappuccino, o un caffè, quello che vi pare. Se si può bere una sostanza calda che superi i 26-27 gradi, bene, male non fa. Ecco, quindi non vi sto dicendo di andare a fare un tuffo dal ponte di Paderno d'Adda, che è alto 80 metri e con triplo salto carpiato dentro l'Adda. Ecco, non vi sto dicendo di fare questa cosa, vi sto dicendo di prendervi una cosa calda che male non fa. Poi c'è anche Alessandro Minotti, poi Giorgio dice amo alla follia casa mia a Milano, poi Silvia quanto è bella Milano, Ludovica bravissimo Paul, andrò a cercare la pagina di Giulio, bene andatela a cercare che è bellissima, Cristina ciao grazie anche a te, poi io vi ricordo che se voi andate sul mio nuovo sito natipervivereamilano.com, che è molto semplice da scrivere, lì trovate sempre in home page tutti gli ultimi articoli che io ho scritto, poi potete andare sulla sezione delle news, dei video, delle dirette, trovate tutti i link per Instagram, YouTube, tutti i canali su cui posto tutti i miei contenuti. Quindi ci tengo tantissimo che voi visitiate il mio sito, perché è un modo di venirmi incontro per le cose che faccio, insomma, perché almeno dal sito abbiamo un minimo di riscontro, ecco, noi che creiamo tutti questi contenuti. Quindi vi invito, se potete, ad andare a visitare il mio sito natipervivereamilano.com, che anche il mio sito sta andando molto bene, sono contento. Allora, ciao Cristina. Ciao Ludovica, ciao Dina, ciao a tutti voi che mi avete seguito, viva Milano, condividete sempre le mie dirette per fare vedere quanto è bella la nostra città a chiunque voi abbiate come contatti su Facebook e niente, vi farò sempre le mie dirette, continuerò a farle, adesso ho ripreso e chi mi ferma più? Di certo non mi ferma neanche sto coronavirus, intanto ringrazio ancora tutti voi che mi avete seguito e tutte le persone che vedo in giro per Milano in questo momento che mi stanno facendo tanta compagnia. Buona serata, grazie a tutti, un bacione a tutti, ciao ciao.